fatti vedere. Sembri una pazza uscita dal manicomio. Però stai bene. Dove andiamo? A fare shopping. Perché? Perché, allora, praticamente oggi non mi sono alzata, no? È molto stanca, quindi non sono andata al centro ippico. Domani andrò, però mi servono dei pantaloni. Visto che quelli là che ho messo l'altra volta erano invernali, gli altri si sono bucati. Quelli che ti avevo comprato io si sono bucati. Quelli che hai messo ieri erano invernali, infatti. Quindi oggi andremo a prendere altri pantaloni. Quelli proprio da cavallerizza, ok? Vado a cambiarmi e andiamo. Ciao ragazzi, stiamo andando alla Decathlon a prendere il mio pantalone per andare al centro ippico. Ci vediamo dopo. Ho letto nei messaggi che qualcuno di voi va a cavallo. Come vi trovate? Bene? Vi piace? Scrivetelo nei commenti. Siamo arrivati, Vane. Sei contenta? Poi guardiamo se troviamo anche degli stivali adatti, però vediamo, perché comunque ci sono fuori 40 gradi, eh. Le altre bimbe le hanno? Cosa? Hanno gli stivali? Sì. Sì? Ok, vediamo allora, cerchiamo il reparto, va bene? Allora Vane, la commessa ci ha detto qui, ma io vedo solo racchette e quindi teniamo gli occhi aperti. No, qua mi sembra tutto per tipo tennis, anche i pantaloncini, le scarpe. Ma procediamo, magari è qua avanti. Adesso vediamo, dai, se l'ha detto è perché è qua. No, non vedo niente. Chiediamo ancora a qualcun altro. Ne abbiamo trovato il reparto. E eccoli qua, guarda i pantaloni. Però per bimba sì, forse possono andarti bene. Adesso guardiamo quanti modelli ci sono. Guarda, ci sono anche qua piegati, eh. Sì. Guarda, sì, sono loro. Bene, scegliamo? Ok. Ne, ma qua ce ne sono tantissimi. Guarda che belli. Sì, ci sono anche gli stivali. Vediamo. Ah, così piccoli? Sì. Scarpe del genere, sì, sono leggere comunque. Ok, lo vediamo. No, stivali alti? A me piacciono questi, quelli là alti. Fa caldo, però sono belli. Sì, anche perché, ok, va bene. Okay. Non so, decidi tu, eh. No, questo. Vabbè, poi proviamo, vediamo un po'. Sì, intanto scegliamo, ah guarda, ci sono anche qua, vedi, i numeri più piccini. Questi qua, sono il 31, potrebbero andarti vediamo bene. Io. Cosa c'è? Toglilo, sono uno dentro l'altro. Cosa pensavi che fossero? Guarda che bellini. Non ma abbiamo le calze. Mannaggia. Sì, ci sono, no. Possiamo provare? Là, dove ci sono? Forse alle casse? Sì, mi ricordo. Sì. Andiamo a vedere? Chiediamo? Okay. Non ricordo chiaro. Niente, Vane, non hanno calze prova e quindi devi riuscire tu a infilarli. Giusto per capire se la misura è quella o prendiamo il 32. La mia paura sai qual è però, Vanessa? Che poi a settembre questo numero non ti vada più. Perché tu avevi già un 31,5 l'anno scorso, eh. Potresti provare il 32. Aspetta che forse mi va. Sì, magari ti entra però. Perché ce l'ho stretto qua. Qua non lo sento ancora, quindi. Scendi giù col piede. Ah, ok. Non entra? No, sì. Vuoi provare il 32? Facciamo una gamba 31 e una 32. Un piede più che una gamba, ok? Dov'è? Qua. Ok, proviamo. Mi sa che va meglio il 32. Secondo me il 32, perché considera che sei anche senza calze. Con la calza scivola di più, ma fa più spessore. Sì, perfetto il 32. Perfetto. Solo che qua è un pochino largo. Ma con la calza no. Tira sull'alluce. Tira sull'alluce. Dov'è? Tira su questo. Allora, hai scelto le calze. E visto che non riuscivamo a provare gli stivali e le scarpe, anzi no, le scarpe non gli stivali, andiamo a provare i pantaloni e nel frattempo chiediamo se possiamo aprire le calze che tanto acquistiamo. E la maglietta anche? Sì. Ok, andiamo a scegliere la maglietta. Vieni, dai, scegliamo anche la maglia. Allora, a me piace quando c'è il cavallo sulla maglia. Va bene. Saranno tutti questi avrò. Questa? Sì, l'altra è invernale. Questa è invernale. No, no. Le maniche lunghe. Ah, sì, questa sì, ha le maniche lunghe. Questa è bella, anche questa. Questa qui? Sì. 10 anni. Ok, scegliamo la tua taglia, va bene. Io non chiedo. Nello spogliatoio. Adesso proviamo tutto. E ci hanno dato il consenso per aprire le calze. Quindi dopo proviamo anche gli stivali, va bene? Ok. Vai. One eternity later. Ora proviamo, metti le calze, così proviamo gli stivali. I vestiti vanno bene e adesso ci mancano solo le scarpe, dai. Non so cosa, Pinocchio. Sono perfette, vieni qui.
vedere. Sembri una pazza uscita dal manicomio. Però stai bene. Cioè, stai bene. Le scarpe vanno bene? Eh? Va bene così? Sono anche eleganti, insomma. Va bene, Nina? Andiamo a pagare? Che è tardi, devo cucinare? Eh? Aspetta. Boh, fine acquisti, adesso andiamo a pagare. Mi hai fatto morire dal ridere. Però bisogna andare a fare un pochino di spesa. Niente, amore, abbiamo finito gli acquisti. Da oggi in poi sei una vera cavallerizza. Ti manca solo il frustino e il casco che prenderemo a settembre, eh? E anche quella sorta di giubbottino. Va bene, adesso non aveva senso per 2 giorni, ok? Andiamo a casa. Ciao Vane, io vado. Ciao amore. Ciao. Io vado. Ciao. Ciao. Ah, vuoi venire? Credo volessi restare qua. Chi abbiamo incontrato oggi? La vogliamo salutare? Sì. Ma sai come si chiama? Non mi ricordo. Lei ti ha chiamato Viola. Non si... Silvia, forse. Forse Silvia, comunque chi è? Una ragazza che aiuta gli istruttori a farli cavalcare, giusto? Va bene. The next day. Amore, andiamo a prendere Vanessa e vediamo com'è andata oggi a cavallo con il suo abbigliamento nuovo. Sì. E soprattutto le chiederemo se avrà avuto molto caldo, va bene? Sì, sapete ragazzi, cosa? Che oggi... Cosa facciamo? Il video che prepariamo le valigie. Vuoi preparare le valigie? Sì. Adesso vediamo... Vediamo se va. 3 giorni, partiamo! Esatto! Andiamo in vacanza, restiamo con le mie amiche, cioè con la mia amica Giulia Madonna, e però restiamo tantissimi giorni! Sì! E anche lei, però poi lei va via, quando è stata per tantissimi giorni, e noi restiamo ancora tantissimo! Tutt'altro, perché con la mia la nostra casa è vacanza! Esatto! Però chiediamo a Vanessa se ha voglia di farlo, eh? Va bene, perché lei è anche un po' stanca, è stata tutto il giorno a cavallo. Alcune patatine, sì? Poi insieme a Vanessa ho trovato queste. Che belle! Guardate, guarda, mamma, dov'è che l'hai messa la bustina? L'ho appena ritirata. Allora, guardate chi possiamo trovare. Questo, un po' rotto però, vabbè, si capisce, il pollice, questo qui. Poi, questo intanto possiamo trovare, che abbiamo già trovati. Sì? E poi tutti gli altri, vedete? Sono bellissimi. Sì. Mm-hmm. Io non vedo l'ora di trovare questo. Io questo qui ce l'avevamo l'altra volta, solo che l'abbiamo perso. Ce l'avevamo un po' di tempo sì. fa. A me mi sembrava una mano di chi sinistri, lo è. Andiamo a prendere la Vane? Sì. Dai. Così facciamo un video che prepariamo le valigie. Tu no? Ti ricordi una cosa delle valigie? Che io e te abbiamo lasciato i vestiti lì? Sì. Quindi prepariamo quello che ci serve. Al di fuori dei vestiti. Sì, però non ancora prendi. Li prendiamo ancora perché ce ne mancano ancora tanti. No, ma ce ne sono abbastanza però in Sardegna. Dai, non portiamo tutto. Vediamo ancora. Qualcosina. Ma poi dobbiamo prendere tutte le nostre cosine, sì, i profumi. Perché noi siamo tanti giorni, allora mamma, prendiamo ancora 3 cose. Dobbiamo portare tante cose, Tantissime, possiamo comprare anche lì. Beh, certo. Cose, però lì non ci sono tantissime cose, no? Compriamole qui. Va bene. Possiamo andare a comprare. Dobbiamo andare a fare la spesa con papà prima di partire, che dobbiamo portare tantissime cose anche da mangiare. Sì, facciamo di sera. Noi partiamo di sera con la nave. Buongiorno. Ciao. Ciao, fatti vedere come sei pulita. Fatti vedere. Come sei bella e zozza, amore! Adesso andiamo a casa e ci fai vedere l'abbigliamento, va bene? Eccola qua, amore, buongiorno! Tutta... non vuole essere toccata perché sei un pochino zozza, non ha tutti i torti, Ti sei rotolata insieme ai cavalli? Ti sei rotolata insieme ai cavalli? E oggi cosa avete fatto? Yoga. Avete fatto yoga ed è stato bello. Ti sei rilassata? Ti vedo molto rilassata, infatti. E cosa avete mangiato oggi? La pizza. Ed era buona, vero? Sì. Bene. Domani lo sai che è l'ultimo giorno? E poi si va in vacanza. Sai cosa vi consiglio adesso? Tu, Vane, ti sciacqui bene i piedini e vi fate un bel bagno in piscina. Però non ho i capelli.
perché poi li lavo. Li lavi dopo la piscina. Allora, volevo far vedere un attimino questo tuo abbigliamento. Ti sei trovata bene? È abbastanza fresco, anche se non sembra. A settembre poi ti compro tutto il resto, ok? Okay. Caschetto, frustino e giubbottino paracolpi. Va bene, dai. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate 4 pollicioni in su. Ciao! Ciao! Ciao, ciao. Mi abbracciate! Ah, ragazzi, se il video vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Ciao! Non